nothing special. I thought I handled this so well. I know we had. Ciao ragazze, bentornate. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Allora, io sono qui per provare insieme a voi il famoso mascara del marchio Cien, se non sbaglio si pronuncia così. Non ho preteso sin dall'inizio un qualcosa di straordinario, ma ho voluto dare fiducia, visto che il marchio fa tante cose buone, e perché no dare una possibilità a un marchio di farsi conoscere. Niente, allora vi dico brevemente che io ho già provato moltissimi mascara, Dior, Chanel, Lacombe, L'Oreal, MAC, cioè ho aperto il mio cassetto per dare giusto un'occhiata per ricordarmi i brand. Se vi devo dire la verità, non mi piace parlare male dei prodotti, però io penso che allora tutto sta nel come usate il prodotto. Se noi sappiamo usare il prodotto, ovvio che cioè otteniamo il risultato, ecco, e niente. Allora ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate tanti like, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Allora ragazze, io ho comprato questo mascara qualche tempo fa e veramente non lo so. Allora, userò questo mascara e così vedremo un po' insieme se questo mascara funziona oppure no. Ci tengo a precisare che questo mascara è un mascara comprato al supermercato a un costo di meno di 5 euro. Non so precisamente quanto, se 4,50, 4,90, non lo so, non mi ricordo. Però è un mascara comprato al supermercato a un costo di meno di 5 euro, ecco. Vi faccio vedere brevemente. Allora, il mascara si presenta in questa scatolina e è così. Vediamo un po'. Allora, qui dentro c'è anche una la matita per gli occhi. Adesso la mia camera non vuole focare perché sto facendo un po' la monella. Allora, una matita occhi, se riuscirei a focare. Comunque, una matita occhi, vediamo un po'. È tipo una penna che si gira e si mette nell'occhio o per le line, non lo so, ed è il 10 black, il color nero. Il mascara si presenta in questo colore qua, un giallo molto bello, molto bello come packaging. E è il mascara volume, vedrete che si chiama così. Allora, io mi sono truccata, ho due molette nei capelli perché per togliere la frangia dagli occhi, e vado ad applicare questo mascara con voi. Ho qui lo specchio e vediamo un po' come funziona questo mascara. Allora, negli occhi non ho messo niente, giusto un pochino di ombretto, che l'ho usato da questa palette. Poi ho fatto un punto luce qui con un colore di questa palette, che è questo qui dorato. E niente, vediamo un pochino. Poi sotto qui ho messo giusto una, ho fatto una, ho usato un colore nude molto
No, ho usato sotto qua, sono andata a sfumare una punta di questo colore qui, allora, questa è stata una palette in collaborazione con la cantante Gwen Stefani e per Urban Decay, e veramente c'è, è tanto tempo che ho questa palette, non so neanche se troverete più in giro, penso proprio di no. E niente, andiamo a applicare il mascara. Allora, il mascara si presenta così, con il pennello. Già dal pennello non è che mi piace tanto, perché preferisco un altro tipo di pennello. Il pennello si presenta così. Allora, molto leggero come pennello. Io vado a metterlo dentro e pulisco un attimo lo scovolino. Non so se anche voi fate questo procedimento, chiamiamolo così, e vado ad applicare sulla palpebra superiore dell'occhio. Allora, io vado a prendere dalla radice, faccio un movimento e tiro in su. Faccio un po' di più di passaggi perché poi mentre io passo il mascara tendo a chiudere un po' l'occhio. Allora, il mascara fa tanto, ma fa tanto anche come lo mettete il mascara, ragazzi, perché cioè non bisogna pretendere mai miracoli dalle cose se uno non sa applicare. Perché come ho preso questo mascara da 4 euro, ho anche mascara da 40 euro, che comunque fa, se tu non sai applicare, ragazze, quindi è come avere la Ferrari in mano e andare a 100 all'ora. Vabbè, questo è il mio parere, poi siamo un po', ognuno fa quello che vuole. Allora, vediamo un po'. Ho fatto un po' di passate perché cioè, a me piace. Avete visto che non ho prelevato altri prodotti, ecco. Allora, vediamo un attimo se riuscirete già a vedere la differenza tra un occhio e l'altro. Ovvio che la differenza si vede. Mi avvicino un po'. Io già vedo la differenza perché comunque si vede. Vado ad applicare un'altra mano, diciamo così. Allora, ragazzi, penso io che per non sporcare l'occhio dovete un pochettino pulire il pennellino, così che il prodotto non vada tanto in giro. Allora, passo un attimino. Allora, il segreto anche per avere delle ciglia super piene è proprio prendere dalla radice della ciglia e tirare in su. Il problema, ragazzi, a volte non è neanche nel prodotto, è come lo applicate, come si usa il prodotto, perché se è un prodotto, cioè se comprate una Ferrari e non sapete usare, se non sapete andare a 300 all'ora, ragazzi, allora tanto vale che si va in giro con il pandino. Poi nulla da dire contro il panda, contro la macchina panda, però è così. Io ho problemi nelle mie ciglia sotto perché sono poche e questa punta non va bene per le mie ciglia. Non è colpa del pennello, ma è colpa delle mie ciglia che non ne ho, quindi giustamente qui, con qualsiasi mascara, anche quello da 1000 euro, fa sempre questo problema qua. Quindi non è colpa del mascara. Allora, a me è piaciuto, ragazze, perché non riesco a farvi vedere bene, però a me piace.
Dopo cambio luce, vediamo un po'. Allora, vado ad applicare nell'altro occhio. Non prelevo più prodotto, ma vado a riutilizzare quello che c'era già. E vi spiego un'altra volta. E ripeto un'altra volta che bisogna sapere applicare il prodotto, perché se non si sa applicare il prodotto, vorrà dire che qualsiasi cifra spese è tutto inutile. Allora, se siete di quelle persone che non sapete applicare il prodotto, vi sporcate tutta, cioè ragazzi, una volta non è neanche colpa del pennello, perché io sto applicando con molta cautela, con molto molta cura e non mi sto sporcando. Allora, per farvi capire, in un occhio ho usato una tecnica e nell'altro ho usato un'altra. Questo è venuto perfetto, questo ho già difficoltà, ma non è colpa del pennello neanche del mascara, è come l'ho applicato il mascara. Allora, quando ho applicato nel primo occhio, ho prelevato il prodotto e ho pulito il pennello, quindi già lì ha fatto un effetto diverso, perché sono riuscita a curvare di più la ciglia. Già nell'altro, nel secondo occhio, sono passata con il pennellino già sporco. Quindi, non avendo fatto quel stesso procedimento, la ciglia è venuta diversa, una dell'altra. Quindi, è pazzesco come il modo in cui si fa le cose cambia completamente. Quindi non diamo sempre la colpa al prodotto. Molte volte la colpa è nostra, che non sappiamo usare le cose. È troppo facile dare la colpa al prodotto. Non dico che non ci sono dei prodotti schifosi in giro, però ripeto, stiamo attenti come applichiamo il prodotto. Allora, sistemiamo un po' questi capelli perché mi sta dando fastidio questa frangia. Finché non cresce, impazzirò, ragazzi. Veramente, cioè, questa frangia qua mi sta facendo diventare. Non voglio spogliarmi, è solo sistemarmi la maglietta. Allora, ragazzi, continuiamo. Allora, continuo con applicare il mio mascara, che a quanto pare ho già sbagliato, perché una ciglia è venuta diversa dall'altra. Ma ripeto, non è il prodotto, ma sì il modo in cui l'ho applicato. Questo conta veramente tanto. Tantissimo. Vuol dire tanto il modo in cui si applica il prodotto. Poi che il pennello non è giusto per le vostre ciglia, che quello non va bene, che voi siete allergiche, che il prodotto. Ragazzi, questa è una cosa a parte. Io so che sotto ho poche ciglia, quindi questo pennello per me è troppo grosso. Ovvio che io vado a sporcarmi tutta quanta, se non sto attenta nel come applicare il mascara qua sotto. Allora cosa faccio? Do la colpa al prodotto? No, non do la colpa al prodotto. Ma sì, le mie ciglia. E anche come l'ho applicata. È tutto nel come prelevate il prodotto da qui e come lo applicate, vedi? Perché questo. Allora, dopo vi spiego. Intanto vi chiedo, se non siete ancora iscritti nel canale, iscrivetevi, lasciate un bel like. Commentate, ragazzi, non dimenticatevi di lasciare il vostro commento, che mi fa tanto piacere leggerli e conoscervi un po' di più. Allora,
Bisogna avere anche tanta pazienza nell'applicare i mascara, cioè non è poi così facile. Bisogna avere una certa mano, eh? Allora, ragazzi, quanto riguarda, io già qui vi dirò subito la mia. Per quanto riguarda il packaging, bellissimo. Il prezzo ottimo, anzi, il prodotto è ottimo. Allora, mi sono fatte delle ciglia pazzesche. Allora, adesso vi faccio vedere. Adesso vado su un'altra luce, così capiamo insieme. Allora, sono qui su una luce che si dovrebbe vedere molto meglio. Allora, vedete quest'occhio qui. Sotto è diverso da qui perché io qui l'ho applicato in un modo, ho pulito il pennello di più, no? E qui invece no. Però qui è venuto meglio che qua. Sopra io ho prima pulito un po' il pennello e l'ho applicato proprio dalla radice facendo un movimento così all'insù e chiudendo l'occhio. Qui invece sono passata da questo occhio a questo con ancora un pochino del prodotto e sono andata ad applicarlo facendo un movimento completamente diverso e la quantità del prodotto era diversa. Quindi questo è per farvi capire che da un mascara, dallo stesso prodotto, potete ottenere un miliardo di risultati diversi. Tutto sta nella mano e come applicate il prodotto. Io vado a sciogliermi i capelli e così vediamo un po' come sto. Sistemo un pochino questi capelli che stamattina li ho lavati, ho fatto una maschera. La mia frangia sta crescendo, ma mi sta facendo diventare un po' pazza perché non riesco da tenerla buona. E niente, allora non faccio niente sti capelli, non è un video per i capelli, ignorate i miei capelli, ma concentratevi nel mascara, che il fuoco del video è il mascara, non i capelli, eh. Metto questa molettina qua, vediamo un po'. Allora, ragazze, sistemo un po' il reggiseno che mi sta cadendo tutto quanto. Volevo tenere questa maglietta così, ma non ce la faccio. Allora, ragazze, io ho trovato il mascara ottimo, anzi spettacolare, perché, allora vi spiego velocemente. Allora, cioè è un prodotto che comunque costa poco, il packaging è bellissimo. E comunque le ciglia si vede tanto. Se il video vi è piaciuto, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di lasciare il vostro commento, che mi piace tanto leggerli. E fatemi sapere anche voi se l'avete acquistata questo mascara. E niente, vi mando tanti baci e al prossimo video. Ciao!